Cosa è successo tra Chiara Ferragni e il manager Fabio Maria D'Amato? La profezia di Fedez era giusta. Il rapper ci ha azzeccato in pieno. Chiara Ferragni dice addio alle persone più importanti della sua vita. Dopo il divorzio da Fedez, anche quello professionale dal manager Fabio Maria D'Amato. La collaborazione fra il braccio destro dell'influencer di Cremona e quest'ultima è giunta al termine. Come sappiamo, anche Fabio è indagato per truffa aggravata dopo lo scandalo dei Pandori Griffati che ha coinvolto Chiara Ferragni e l'azienda Dolciaria Balocco. Ma cosa ha portato a questo epilogo? Fabio Maria D'Amato era stato citato anche da Fedez nella sua intervista di Belve. Il rapper si era schierato contro il manager di sua moglie, indicandolo come il responsabile di quanto accaduto con Balocco. Da sempre, in effetti, pare che i rapporti fra il cantante e il braccio destro di Chiara non fossero ottimi. Già in tempi non sospetti si era parlato di grande maretta tra Fedez e i collaboratori di sua moglie, ma poi nell'intervista di Francesca Fagnani era stato proprio il rapper a indicare che fosse solamente uno il responsabile del declino professionale di Chiara Ferragni. Stiamo parlando proprio del manager Fabio Maria D'Amato. Chiara Ferragni dice addio al manager Fabio Maria D'Amato. Fabio Maria D'Amato è lo storico manager di Chiara Ferragni, lo stesso citato da Fedez nell'intervista di Belve. A quanto pare, la richiesta di fine del rapporto lavorativo fra l'influencer di Cremona e il suo braccio destro non sarebbe arrivata da parte di lei, bensì da parte di lui. Perché? D'Amato avrebbe chiesto una liquidazione a Chiara, così da chiudere i rapporti professionali che da anni intrattenevano. L'indiscrezione è arrivata da Il Messaggero. Il noto giornale ha specificato che da quando è scoppiato lo scandalo Balocco, infatti, il manager della Ferragni non ha mai proferito parola su quanto accaduto. Da quando l'interessata è tornata a frequentare la scena mondana italiana, comunque, Fabio Maria D'Amato non è più apparso al suo fianco. Dopo una vita di esperienze insieme, dunque, sembra arrivato il triste epilogo anche per questa storia di amicizia. Chiara e il suo manager, infatti, erano soprattutto amici, un tempo. Cosa aveva detto Fedez? Fedez non è mai stato contento del lavoro svolto da Fabio Maria D'Amato in qualità di manager di Chiara Ferragni e ha espresso il suo malcontento in diverse occasioni. Fino all'ultima, la più eclatante, nello studio di Belve. Molti si chiedono se le beghe professionali non abbiano fatto altro che allontanare la nota influencer da tutti i suoi affetti più cari. Secondo Fedez, comunque, la mente dietro la terribile truffa Balocco sarebbe proprio quella di D'Amato. Chiara Ferragni si sarebbe solamente fidata, troppo, del suo manager, mettendoci la faccia e cadendo a picco una volta che è emerso l'orribile scandalo. Ma non è finita qui. Stando ad alcune indiscrezioni, il rapper aveva cercato di mettere in guardia l'influencer, suggerendole di stare attenta. Chiara Ferragni ha scelto il manager Fabio Maria D'Amato, non dando credito alle parole di suo marito Fedez. Quello che è successo dopo, purtroppo, lo sappiamo tutti. Dunque, dopo il divorzio dal rapper, l'imprenditrice digitale si trova a fare i conti anche con l'allontanamento del suo fedele braccio destro. Secondo alcune indiscrezioni, Fabio Maria D'Amato si sarebbe sentito pietra dello scandalo all'interno della causa di divorzio tra Federico Lucia e Chiara, chiedendo quindi di interrompere qualsiasi tipo di rapporto, personale e professionale. Al momento queste, però, rimangono solamente supposizioni.